questo tipo di pizzo un po' particolare, mi è piaciuto, devo dire. I pizzi ovviamente potete utilizzare qualsiasi tipo che vi piace, bisogna considerare poi il tipo di pizzo per decidere lavorazione. Questo, allora, parliamo di pizzo. I pizzi normalmente sono tessuti per tagliare capi in altezza, perché spesso qui ci sono, c'è merletto, fondo smerlettato, oppure semplicemente, anche se non c'è, ce l'ho un altro pizzo che in lungo, che in teoria sarebbe cimosa dritto a filo, è bello elasticizzato, mentre in altezza no. Controllate sempre questo momento. Questo pizzo che ho io, perché ogni pizzo è unico nel suo genere, quindi ogni pizzo va controllato, non c'è una regola fissa per tutti i pizzi. Questo pizzo qui, viceversa, più o meno si avvicina a un tessuto, perché in dritto filo praticamente non è elastico, io controllo, mentre in altezza è abbastanza elastico. Che sia elastico non fa testo, perché noi comunque sotto abbiamo organza, non deve essere aderente. Questo fattore va scoperto e determinato ai fini di più che altro del modello di usura, insomma di vita del nostro modello. È come un capo normale, va tagliato in dritto filo, perché se è tagliato per traverso si sforma e si indossa poco. Pertanto io taglierò questo pizzo in modo classico, come se fosse un tessuto normale.